ritmo e la coinvolgente esecuzione solita di Dina Verina, che adoro questo nastro, guardiamolo insieme. Conclude direi in maniera sgargiante, sì, la nostra Dina, che finisce la sua World Cup con questa esecuzione al nastro. Vogliamo anche ricordare, per chi non lo sapesse, che di questa ginnasta ce n'è una copia esatta. Sì, 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 che lei, ma io penso che ha talmente tante fan qui in Italia che sapranno tutti sicuramente che, esatto, che ha una gemella esattamente identica, che faccio fatica anch'io a riconoscere, che si chiama Arina, e anche lei ginnasta di grande livello, quindi spesso si sono anche scontrate in molte competizioni, e quindi hanno tutte e due un grandissimo livello di preparazione e sono anche molto 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 unite, sono molto amiche, sono sempre insieme, si fanno molti tifo a vicenda, a volte si accompagnano anche in pedale a vicenda. Intanto vediamo i teatrini della nostro B-Gym con Dina, e quindi insomma è un bellissimo scenario quello della famiglia Verina. Adesso stiamo aspettando il suo punteggio, l'ho vista più contenta nelle altre finali. Adesso vediamo quanto ho ottenuto. Ecco, 1700, infatti molto più basso rispetto agli altri suoi esercizi. Un punteggio che non troppo soddisfacente per lei. Sì, permette degli